quanto riguarda trucchetti e consigli per pulire e organizzare la casa prima di andare in vacanze, bene sì, onde evitare insomma qualche brutta sorpresa al nostro rientro. Come vedrete all'interno del video vi faccio vedere un sacco di prodotti che io adoro, che utilizzo da tanto tempo, quindi anche voi se avete qualche prodottino da consigliarmi fatelo sapere magari sotto con un commentino, quindi vi lascio direttamente alla mia super carrellata di consigli. Sono 10 consigli per pulire la casa prima di andare in vacanza, io vi mando un bacione grande grande e come al solito ci vediamo alla prossima, ciao! Subito con il primo consiglio dedicato alla lavastoviglie ed eccolo qui il primo prodotto che voglio consigliarvi, la marca è Pril ed è un trattamento intensivo contro calcare e grasso residuo da utilizzare esclusivamente nella lavastoviglie. Per cui come si utilizza? Allora, quando siete sicuri di non utilizzare più la lavastoviglie, togliamo l'adesivo sopra e mettiamolo capovolto all'interno del portaposate e poi si fa partire il lavaggio come facciamo di solito. Al supermercato ci sono tanti prodotti simili, ma trovo che lui, oltre ad essere il più economico, sia anche il migliore e più efficace proprio perché elimina totalmente il calcare ed è super sgrassante, per cui l'acciaio torna a brillare proprio come se fosse nuovo. Sulla confezione viene suggerito di utilizzarlo ogni 3 mesi, io invece lo uso 2 volte l'anno, uno dopo le feste di Natale per eliminare insomma tutti i residui di grasso che abbiamo cucinato e l'altra proprio in questo periodo, prima delle vacanze, perché adoro lasciare casa perfettamente pulita e ritrovarla super profumata al rientro. E per evitare formichine e insettini vari non ci scordiamo di lasciare la pattumiera perfettamente pulita, per cui togliamo il sacchetto pieno e laviamo il contenitore. Io preferisco utilizzare un detergente che sia anche un igienizzante proprio per eliminare cattivi odori e batteri. Insapono il tutto per benino usando una pezzetta dedicata e poi risciacquo e asciugo. Un prodotto che di solito utilizzo tutto l'anno e che vi suggerisco tantissimo è questo meraviglioso deodorante proprio specifico per la pattumiera. Basta staccare la pellicola argentata e attaccarlo direttamente sullo sportello, così per profumare il tutto. Dura più di un mese ed ha un gradevolissimo profumo di limone che adoro. E sempre per evitare formiche e insettini vari puliamo a fondo il lavandino, insaponiamolo per bene ed eliminiamo tutti gli odori del cibo che potrebbero attirare appunto gli insettini. E di solito utilizzo Mister Muscolo, sicuramente lo conoscerete, non come sgorgante però, ma lo utilizzo come aiuto per eliminare ogni traccia e residuo di cibo. È ottimo anche per profumare le tubature che magari con il tempo, non utilizzandole, potrebbero emanare qualche cattivo odore, quindi super consigliato. Stessa cosa vale anche per i pavimenti, io vivendo in aperta campagna, lo sapete, cerco insomma di tenere sempre tutto pulito e trovo ottimo il detergente per pavimenti della linea Amuchina, ottima per pulire e igienizzare a fondo i pavimenti. Avendo tra l'altro anche un bellissimo pelosetto che girovaga per casa, adoro utilizzare prodotti specifici che eliminano germi e batteri e che danno un gradevolissimo profumo di pulito proprio come piace a me. Altro consiglio importantissimo prima di partire è controllare la dispensa per verificare che tutti i prodotti siano ben chiusi, soprattutto farine, pasta, riso, per evitare insomma che farfalline e altro ci vadano ad abitare dentro in nostra assenza. Per cui facciamo un rapido controllo e chiudiamo per bene tutte le confezioni. E sì, se partiamo per le vacanze ci tocca pure il frigo che dobbiamo svuotare completamente e già che ci siamo dargli pure una bella ripassata con una pezzetta imbevuta di acqua e aceto e infine asciughiamolo. Un'idea è organizzare una borsetta refrigerata per il viaggio dove mettere tutti i prodotti aperti, ottime sono le piadine che sono dei veri e propri pulisci frigo praticamente, per cui nel mio caso metto dentro un po' di insalata lavata e tagliata, pomodori e ne approfitto per consumare anche quei barattoli sott'olio o sott'aceto rimasti a metà, salsine non consumate e ovviamente la frutta e siamo pronti per le nostre meravigliose vacanze. E non dimentichiamoci delle nostre piante, possiamo utilizzare il classico metodo della bottiglia piena di acqua infilata nel terreno con il tappo bucherellato oppure mettiamo direttamente il vaso all'interno di un recipiente con l'acqua e saranno direttamente le radici della pianta ad assorbire l'acqua necessaria durante le nostre vacanze. E visto che noi femminucce ci portiamo dietro praticamente tutto l'armadio, quando partiamo ricordiamoci però di lasciare qualche cambio pulito per il nostro rientro. E lo stesso vale anche per il cibo, ricordiamoci di lasciare anche qualche piatto pronto, magari una bella pizza, della pasta o delle semplici verdure già cotte, per un rientro a prova di stress.
Ed eccole le pulizie più belle del mondo, specie se le dedichiamo ai nostri meravigliosi pelosetti. Dunque, io di solito lavo le coperte, le varie cuccette che mi porto dietro anche per non impelare la macchina. Inizio proprio dalle copertine di cipollino. Tolgo prima i peli attaccati per evitare di sporcare la lavatrice e metto tutto a lavare. Utilizzo il detergente liquido e poi aggiungo il mitico Napisan per igienizzare il tutto e per eliminare germi e batteri. Utilizzo le pasticche che trovo comodissime da mettere direttamente in vaschetta senza sprechi vari e poi le lascio asciugare all'aperto, pronte per essere portate in vacanza con il mio bellissimo cipollino. E se avete anche voi un gattaccio peloso come me, ricordatevi di pulire anche il trasportino, importantissimo. Io utilizzo un detergente sempre della linea Mukina che non lascia residui, o in alternativa vi straconsiglio lo spray senza risciacquo della stessa linea Mukina, favoloso, magari da spruzzare e passare utilizzando le salviette della Lisoform, ottime anche loro per tutte le superfici, quindi non solo per il trasportino ma anche per il bagno, per la cucina, vanno bene ovunque. E niente ragazzi, io spero insomma di avervi dato qualche bella ideuzza per organizzare e pulire la casa prima di partire per le vacanze. Fatemi sapere anche voi con un commentino qui sotto se avete qualche altro consiglio o trucchetto da consigliarmi. Io vi auguro delle favolose vacanze a tutti voi e come al solito ci vediamo alla prossima, ciao!